Buonasera, Monsignor Pacomio. Ci può dire allora chi saranno i nuovi relatori del prossimo incontro della Cattedra del Dialogo? Sono i teologi che dovrebbero tirar le somme e concludere questo piccolo interessante cammino. Cioè, parlando di Gesù ripensato dai cristiani credenti, c'è Pierangelo Sequeri, che è teologo di teologia fondamentale e famosissimo musicologo, con una direi sensibilità straordinaria dall'arte alla teologia, e farebbe la lettura cattolica. C'è Paolo Ricca, teologo valdese, molto attento e molto dialogante con la teologia cattolica, e ci auguriamo proprio che sia l'esperienza conclusiva che ci lasci la nostalgia per il corso seguente. Ci può dare qualche piccola anticipazione relativa alla prossima edizione della Cattedra del Dialogo 2009-2010? Ecco, il titolo della prossima ciclo di incontri della Cattedra del Dialogo è proprio Scienza e Fede, e vengono esplorate singole scienze. Cominceremo con la bioetica, con poi antropologia culturale, l'astronomia, la psicanalisi e il confronto evoluzionismo e creazionismo, proprio per porre le basi educative al dialogo tra scienze fondatissime e con i loro metodi, e la fede che, se è fede, non solo dovrebbe ostacolarle, ma in un certo senso ascoltarle e farsi discepola per riproporre ancora meglio la realtà del proprio credere e vivere la fede. Forse vale la pena dire che il primo incontro sarà proprio durante la Fiera del Libro e sarà dedicato su Darwin a Torino. Ieri, oggi e auguriamoci domani, sarò moderatore di questo incontro.